guardi, me lo auguro assolutamente. La squadra ha fatto un'ottima partita, nonostante eravamo al cospetto di un'ottima squadra che punta a vincere sicuramente il campionato. Rispetto a noi, altre ambizioni. I ragazzi hanno dato il massimo. Il primo tempo dico molto ottimo, perché abbiamo creato qualche occasione in più, forse rispetto anche a loro. Poi ho avuto due infortuni nel primo tempo, ho dovuto fare dei cambi, ho dovuto riassestare un po' la squadra che ci ha penalizzato. Abbiamo detto qui anche il primo taglio, c'è con noi anche il nuovo acquisto del San Biase, Francesco Covelli. Francesco, una bella partita da parte tua, un bel gol anche diciamo, da esperienza, che ho preso il portiere, ma credo che sia messo oggi, abbia giocato un'ottima partita. Sì, soprattutto il secondo tempo. I primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo chiuso benissimo, diciamo, l'anno, il girone d'andata. Siamo primi a pari punti con la Morrone, quindi ci godiamo il momento. Adesso cerchiamo di lavorare bene in questa pausa natalizia e poi di riprendere benissimo, ancora meglio, e di iniziare ancora meglio il girone di ritorno. Abbiamo qui con noi ospite il mister della San Biase, Danilo Fanello. Danilo, una breve analisi su questa partita. Una partita che non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, forse siamo entrati un pochettino troppo tesi. Ci abbiamo messo tanto magari a sviluppare quelle solite azioni di gioco che sviluppiamo noi. Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico. Una volta trovato il gol del vantaggio, poi credo che la partita si sia indirizzata sotto il piano del gioco, sotto quello che volevamo, e soprattutto indirizzata verso quello che poi è stato il risultato finale. La vittoria di ieri della Vigor sulla Morrone, bisogna innanzitutto fare un plauso alla squadra bianco-verde, perché comunque la Morrone finora era l'unica squadra imbattuta, e quindi andare a vincere là è sinonimo di essere una grande squadra. Gli acquisti che sono stati fatti a dicembre lo dimostrano. Poi se da qua a dire che sarà solo un discorso a tre, non lo sappiamo. Sicuramente in questo girone d'andata c'è da dire che è stato un bel girone d'andata, dove soprattutto nelle pieni alti della classifica c'è stato, diciamo, questo avvicendamento tra noi e la Morrone, però siamo soltanto alla fine del girone d'andata, e quindi credo che fare discorso troppo ad ampio raggio sia prematuro.